Per il circolo Gramsci di riposto è arrivato il momento della svolta epocale. Infatti il gruppo lascia l'adesione a Rifondazione Comunista ed entra nel nuovo Partito Comunista Italiano. Una delegazione del circolo ripostese è stata a Bologna per il congresso fondativo nel giugno scorso. Adesso è iniziato un nuovo cammino politico per i militanti comunisti ripostesi. In un'epoca in cui assistiamo al peggioramento costante degli strati sociali inferiori, si impone l'urgenza di pensare un'alternativa sociale di stampo equo e socialista. Diciamo che Rifondazione Comunista, secondo il nostro punto di vista, aveva finito, diciamo così, il suo ruolo. Quindi abbiamo avuto noi il primo congresso del Partito Comunista Italiano del XXI secolo a Bologna. C'è una frase molto bella che dice semplicemente: un futuro grande come una storia, la nostra. Quindi c'è una continuità in quello che sicuramente abbiamo fatto e che ci aspetta. Non c'è il rischio che questo sia un linguaggio che oggi non venga capito, specie dai più giovani? No, questo è il linguaggio della democrazia, il linguaggio della giustizia, il linguaggio della libertà, il linguaggio della pace. Io ho letto il preambolo e mi sa che è molto chiaro. Quello che invece voglio dire, lo dico forte, è che oggi purtroppo la politica che viviamo in Italia e non solo in Italia è fatta di ipocrisia, di corruzione, di scandali, di tangenti. E soprattutto, se io penso ciò che oggi il Partito Democratico, che per noi è peggio della Democrazia Cristiana, oggi vuol cambiare la Costituzione.